L'outlook del mercato istituzionale di dicembre scorso mostra che a fine 2016 le attività di fondi pensione, casse di previdenza privatizzate e fondazioni di origine bancaria hanno raggiunto i 240 miliardi di euro, grazie allo sviluppo delle forme previdenziali che hanno beneficiato di miglioramento del ciclo economico e dell'occupazione. Le previsioni contenute nell'outlook mostrano che la crescita resterà solida nei prossimi anni e, pur tenendo conto del lento miglioramento dell'economia, potrà accelerare nel corso del prossimo biennio. Il mercato istituzionale italiano continuerà pertanto a costituire un bacino importante per l'offerta di servizi di asset management. Anche tenendo conto del turnover dei portafogli, ammontano infatti a 8,5 miliardi di euro le risorse che ogni anno fondi pensione e casse di previdenza privatizzate destinano all'industria dell'asset management. A questi si aggiungono altri 8 miliardi di euro una tantum che possono venire dall'investimento in strumenti gestiti, delle disponibilità liquide in eccesso nei portafogli e da una riconversione nel medio periodo dei portafogli in gestione diretta. In termini di attitudini di investimento, le scelte di allocazione dei portafogli resteranno presumibilmente caute ancora nel 2017, quando i diversi appuntamenti elettorali in Europa creano incertezza sulla direzione dei mercati finanziari. Al contempo, proseguiranno i processi di riequilibrio dei portafogli a favore di una maggiore diversificazione e di strumenti con migliori prospettive di redditività. Queste tendenze si rafforzeranno nei prossimi anni, spinte anche dall'inversione di segno delle politiche monetarie, che potrebbe avviare quel processo di rotazione dei portafogli dall'obbligazionario verso asset class a maggiore profilo di rischio.